Gentili telespettatori, buona giornata. È stata arrestata la 73enne Nicoletta Dosio, una delle fervide sostenitrici del no TAV, del no all'alta velocità Torino-Lione. Questo avviene dopo 2 settimane che la Digos, la sezione della polizia che si occupa di reati di matrice politica, arresta Giorgio Rossetto e Mattia Morzulli coinvolti nella maxi operazione della Digos, appunto. Stavolta tocca a Nicoletta Dosio, lei che è una delle anziane del movimento no TAV. Violenza privata e interruzione di pubblico servizio, queste sono i moventi della condanna. Prelevata questa sera dalla sua abitazione di Bussoleno in Val di Susa, i reati di cui dovrà scontare 1 anno di reclusione si sono consumati nel 2012, anno in cui ha forzato la barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus assieme a un gruppo di militanti del centro sociale torinese Ascatasuna. L'apertura dei caselli aveva causato 770 euro di danni alla società Autostrade. La notizia del suo arresto ha provocato un vero e proprio terremoto negli ambienti no TAV, che si sono subito mobilitati in sua difesa. La macchina dove si trova Nicoletta è bloccata dai cittadini di Bussoleno, scrivono i no TAV scesi in strada alla spicciolata. Speravano di poter fare questa porcata di nascosto tra Natale e Capodanno, ma non è andata così. L'autocivetta su cui viaggiava la Dosio è stata circondata dagli attivisti e sta attraversando il paese a passo d'uomo. Al di là del vetro, la 73enne ha esibito la bandiera bianca con il treno crociato. Ma attenzione, lei è voluta andare in carcere perché aveva dei tempi per chiedere una misura alternativa al carcere, che è quella della detenzione domestica, no? Gli arresti domiciliari. Ma lei non lo ha fatto perché ha voluto radicalizzare la lotta. Quindi ha lasciato decorrere i termini per chiedere questa misura alternativa e dice: chiedere misure alternative significherebbe ammettere la mia colpa, ma non sono pentita di quello che ho fatto. Noi combattiamo per la nostra nuda esistenza e per la socialità che questa lotta ha fatto rinascere in valle. Il carcere è per definizione un luogo di pena e non di riscatto. Qualche timore per le pene le abbiamo tutti, però più forte la rabbia e l'indignazione contro questa giustizia. E così si è portata sulla macchina dei carabinieri la bandiera con il treno barrato di rosso, quel simbolo famoso che noi tutti abbiamo visto in tante fotografie, e c'è chi lo ha visto anche di presenza. Dal mondo politico arrivano anche delle prese di posizione. Ad esempio, non condivido nulla sul movimento no TAV, ma le proteste anche scomode e con le quali non si è d'accordo non vanno ignorate. Trovo sproporzionato l'arresto di Nicoletta Dosio. Credo che sia una misura sbagliata e senza senso, frutto di un meccanismo burocratico che prescinde dalla concretezza delle cose. Lo scrive esponente del PD, sottosegretario all'ambiente, Roberto Morassut. Mentre Luigi De Magistris, sindaco di Napoli di area di sinistra, dice: Nicoletta meriterebbe una medaglia in un paese normale. Quindi violare le leggi, secondo De Magistris, comporterebbe una medaglia, come quella che non si sa se poi ha dato, ma aveva in programma una medaglia, degli alti riconoscimenti per Carola Racchette, quella donna tedesca che alla guida della Sea-Watch 3 aveva violato le acque nazionali italiane, aveva violato l'alt della Guardia di Finanza, aveva poi speronato la Guardia di Finanza fino ad approdare al porto senza nessuna autorizzazione, arrestata in flagranza di reato, poi liberata dalla giudice Vella. Quindi anche in quel caso De Magistris voleva dare un riconoscimento, un premio. E anche qui, parlando della 73enne, dice: ma quale arresto andrebbe premiata? Ma attenzione, la magistratura notoriamente di ambiente tendenzialmente di sinistra
Non credo che in questo caso abbiano fatto qualcosa che si possa riputare qualcosa di fascista, no? Come sempre suonano e cantano una certa, suona e canta una certa area politica. Poi c'è il commento di Francesca Frediani, che lei si è sempre battuta e ha fatto sempre i suoi commenti sui social a favore di questi signori che protestano perché non vogliono l'alta velocità che passi per la Val di Susa. Quindi lei si è sempre schierata apertamente contro anche gli arresti dei no-TAV. E dice: e adesso siete contenti, voi sostenitori del TAV, e voi che non avete battuto ciglio di fronte ad ogni arresto e ad ogni violazione del diritto in questi mesi? Ma io credo che questi arresti non violano nessun diritto. Se ci sono degli arresti, ci sono delle motivazioni dettate dal magistrato che ne ha imposto la misura cautelare di restrizione della libertà per motivi gravi. Quindi se ci sono degli arresti, ci sono dei motivi per degli arresti. Non c'è né da essere contenti, come dice la signora Frediani, né da dire voi che non avete battuto ciglio di fronte ad ogni arresto. Quale ciglio devi battere? La magistratura è indipendente da ogni tipo di potere in Italia. Almeno questa è l'auspicio e la speranza di ogni italiano, che la magistratura sia indipendente. E poi quando colpisce, giustamente arresta persone dell'ambito di sinistra, voi capite che è difficile veramente che abbiano fatto qualcosa al di fuori della sfera della magistratura. Difficilissimo, difficilissimo. Quindi se i magistrati arrestano delle persone di sinistra che protestano, vuol dire che i fatti sono atti per portare a un arresto. Quindi la domanda è: adesso siete contenti? Nessuno è contenti. Voi sostenitori del TAV, io credo che tutti quelli che stanno guardando questo video, che sono d'accordo nel finire l'opera dell'alta velocità, non è che sono contenti per gli arresti di qualcuno. Si prende atto che i magistrati hanno mandato degli ordini di cattura per delle persone che hanno commesso dei reati contro diverse enti, pubblica sicurezza, contro la società. Continua nel post questa Francesca Frediani, che dice: ma non provate nemmeno un po' di vergogna per quello che sta succedendo in valle. Una grande opera inutile, detta legge nel nostro territorio, e io provo disgusto per tutto questo, scrive poi la grillina su Facebook. Beh, sarà un'opera inutile, però il Parlamento sovrano ha votato per terminare finalmente quest'opera. Che poi ci siano delle persone che la reputino inutile è un loro giudizio personale, che lascia il tempo che trova. Intanto la deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, dice qualcosa di sostanzialmente diverso. Dice: la Dosio non si è mai pentita, è grave che in Val di Susa esistano irriducibili della violenza e che questi ultimi ricevano anche la solidarietà di una parte delle istituzioni. La responsabilità politica per gli assalti, ricorda la parlamentare, è di chi non prende le distanze. Beh, sicuramente assalti, violenza contro chiunque va sempre rigettata. Non ci può essere una parte della politica che dice: siete contenti adesso? Avete visto? Non ha nessun senso. La violenza che arrivi da destra, da sinistra, dal centro, da dietro, da sopra, da sotto, è sempre violenza. La violenza non ha colore, non ha età. La violenza è violenza commessa da un ragazzino di 15 anni o da una signora di 73 anni, da un uomo o da una donna. Violenza è violenza e va. E ci vuole tutta la forza della legge italiana, no? Ci siamo sempre lamentati della debolezza dello Stato permissivo. In questo caso dobbiamo lodare l'impegno degli organi inquirenti che hanno portato agli arresti di queste persone, che servano d'esempio ad altri facinorosi che vogliano in un futuro sfidare gli organi centrali dello Stato.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche su Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti i nostri video che potete assolutamente commentare e condividere con chiunque voi vogliate. Grazie e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.